Quando all'epoca Marco Risi mi propose il progetto, in realtà io sono nato nel 77, per cui gli anni dell'omicidio di Giancarlo ero molto piccolo, ed è stata una vicenda che è stata colpevolmente, non so se volontariamente, tenuta un po' sotto tono, almeno fuori da Napoli. Io non sapevo quasi nulla di Giancarlo, a dire la verità, qualche piccola reminiscenza, perciò non mi sono avvicinato al personaggio o all'idea, non è stata una specie di agiografia di un'icona. Ho cercato di capire chi fosse la persona, cioè noi non abbiamo raccontato la morte, l'assassinio, abbiamo cercato di raccontare la vita, la passione, il mestiere. C'è un pezzo credo importante all'interno del film in cui il caporedattore di Giancarlo gli spiega la differenza fra giornalisti e giornalisti impiegati, dicendogli tu devi scegliere che vuoi fare, se vuoi gli applausi o se vuoi campare tranquillo. E credo che questa sia una distinzione che si possa fare più o meno per tutti i mestieri, per tutti i modi di essere cittadini e di stare al mondo. Poi inevitabilmente durante la lavorazione siamo entrati in contatto, eravamo una troupe quasi prettamente romana, con un sentimento generale intensissimo, tutti intorno, anche a Torre Annunziata, anche in luoghi nemici, in teoria, c'era una percezione palpabile di familiarità, di appartenenza, di adesione emotiva molto, molto forte, come se Giancarlo fosse una cosa loro. Ed è stato un richiamo alla responsabilità, al rigore, alla disciplina che ci ha permesso, è raro nel nostro mestiere, di fare questo film con una luce molto nitida davanti agli occhi, che illuminava la strada. È stata un'esperienza, siamo ancora qua dopo, quanti sono passati? 10 anni forse, non so, qualcosa del genere. Ti dà il senso di quanto ci teniamo tutti ancora.